Buon pomeriggio a tutti. Intanto io sono Antonio Di Battista, direttore creativo di Mille e questa ragazza che vedete qua sopra è Anna Grazie. Gaetano, creative strategist di Spotify Italia, che oltre ad essere una brava professionista è anche una persona carina perché ci sta regalando un'ora del suo venerdì pomeriggio che se è vero che ci avviciniamo al weekend, è altrettanto vero che il weekend ce lo dobbiamo ancora guadagnare, quindi c'è ancora un po' da fare, ma nonostante questo ci ha regalato questa oretta che passeremo insieme a lei e parleremo di un sacco di cose belle e soprattutto parleremo di musica, quindi siamo perfettamente anche in mood pre-aperitivo e pre-weekend. Approfitto per dire due cose su Ideas for Breakfast, in attesa che le persone si possano aggiungere alla call. Ideas for Breakfast è questo piccolo format che abbiamo creato in Mille, dove, come dico sempre io, l'obiettivo è quello di invitare delle persone che facciano un lavoro che possa essere di ispirazione per il nostro. E diciamo che Anna, in assoluto, si può sicuramente raccontare un sacco di belle idee, belli spunti, buoni case study e cose che quindi arrivino, secondo me, anche in un momento molto interessante per l'audio, per la musica nel suo complesso, dopo l'anno soprattutto che abbiamo passato, dove l'audio è stato sicuramente un po' il principe. Quindi, oggi casualmente lo facciamo nel pomeriggio, di solito ci vediamo di venerdì mattina, oggi più che Ideas for Breakfast riguarda più, sembra più Ideas for Snack, diciamo, però diciamo Esatto. che il risultato non cambia perché io poi ho spoilerato un po' di cose che ci racconterà Anna, quindi so già che ci sono un sacco di cose interessanti. E io direi, let's keep small talkings, diciamo, e andrei già nel vivo delle cose che ci racconterà Anna, perché sono tante e non voglio perdere tempo in convenevoli. Quindi grazie a tutti i partecipanti che nel frattempo si sono aggiunti a noi. Anna, a te la parola e grazie veramente tante per essere con noi, ci fa veramente un sacco piacere. Antonio, grazie, grazie mille a te e a voi, assolutamente, perché il piacere è assolutamente mio. E come dicevamo prima, 16:30 il venerdì pomeriggio di un'estate che ormai si sta finalmente, insomma, rivelando e la gente incomincia a essere vaccinata e quindi vedi un certo ottimismo. È un orario ancora un po' pre-aperitivo, post caffè pomeriggio, quindi non ci posizioniamo un po' nel mezzo, devo dire, quindi prepariamo le persone alla birretta, quindi spero di raccontare un po' di cose di ispirazione. No? Perché l'obiettivo poi in fondo è un po' quello. Due parole velocissime su di me, giusto per settare chi sono, che cosa faccio in Spotify. Allora, io, Anna De Gaetano, ho tendenzialmente un'esperienza in agenzia creativa, quindi se ci stanno ascoltando persone che lavorano in un'agenzia creativa, sappiate che so cosa significa lavorare in un'agenzia creativa, perché ho lavorato un sacco di anni in agenzie come account, poi sono stata anche cliente, adesso diciamo mi configuro un po' nel mezzo perché Spotify, in Spotify lavoro nella divisione di Spotify che si occupa dei progetti con cui i brand investono sulla piattaforma. Ok, quindi il motivo per cui questa deve essere una sessione di inspiration è proprio perché io voglio cercare di raccontarvi un po' velocemente come è strutturata, diciamo, la piattaforma per chi vuole fare comunicazione, ovviamente, sulla piattaforma. E poi qualche ispirazione su casi proprio di applicazione, no? Che cosa e come un brand si può divertire nell'utilizzare le potenzialità che la piattaforma ci dà. Tra le altre cose, una curiosità, faccio uno spoilerino. Oggi, come sappiamo, forse stasera tutti saranno impegnati, insomma, davanti agli schermi per vedere Euro. E questa sera ci sarà qualcosa di Spotify che ho visto che già è stato anticipato dalle news, quindi posso fare un piccolo spoiler, però vi invito ad ascoltare Notti Magiche su Spotify. Quindi, diciamo, prima di partire faccio questo mini spoiler perché sicuramente sarà una cosa divertente. Faccio lo sharing dello screen. Quindi datemi giusto un attimo per...
andare sulla mia presentazione. E quindi in sostanza, come dicevamo, un pochino di dati, un pochino di insight e poi entriamo un pochino più nello specifico per capire effettivamente le potenzialità dell'audio sulla piattaforma. È un talk, è vero che non potete parlare e possiamo parlare io e Antonio, però ovviamente potete interagire sulla chat, quindi anche nel mentre racconto, se vi viene una curiosità o avete una domanda, interrompeteci, scriveteci in chat e ovviamente come dire, ne possiamo parlare. Ecco, non vuole essere, essendo appunto venerdì pomeriggio, un talk in cui parlo solo io. Però Anna, scusami, me lo potevi anche dire prima, io pensavo che fosse un po' più una cosa tra di noi finalmente, no. E invece no, così. No, dobbiamo aprire, assolutamente. Vabbè, cioè, vabbè. Le curiosità e le domande ci devono essere. Allora, parto da qua. Se ci pensate, magari alcuni non ci pensano e io, diciamo, sono la prima, lo ammetto, è da un mese che sono in Spotify, scusate, questa cosa non era magari stata chiarita, però sono nuova anche io, diciamo, nell'azienda. Per quanto da utente, e non lo dico per piaggeria nei confronti di Spotify, è da 10 anni circa, quindi sono una delle primissime utenti Spotify che utilizzo la piattaforma. E in effetti nel 2008 Spotify in qualche modo, se vedete, ha rivoluzionato il modo di ascoltare la musica, cioè le playlist che oggi per noi sono entrate ormai nel linguaggio in qualche modo comune di ascolto musicale. Una volta era la musicassetta, almeno a seconda di quando si è nati, diciamo, era o la musicassetta o il CD o la musicassetta registrata dalla radio, non so se vi ricordate, almeno queste erano abitudini quotidiane, diciamo, di ognuno. Oggi i giovani sono decisamente più agevolati e quindi appena hanno voglia di ascoltare una canzone sanno dove trovarsela e sanno come, diciamo, raccoglierla dentro una playlist. E anche dal punto di vista, e qua ci tengo, della industria musicale e della rilevanza di che cosa significa per la musica essere su Spotify, l'abbiamo visto con l'Eurovision, i Maneskin hanno vinto e qui Antonio rispondo alla domanda che tu mi avevi fatto, ma ascoltano solo trap questi giovani, e invece no, cioè rock and roll, okay. No. colpo di scena e quindi questo oltre la trap. Sì, assolutamente, questo è stata una dimostrazione che c'è vita oltre la trap, assolutamente niente contro la trap, perché noi siamo ovviamente per ogni tipo di musica e per ogni tipo di gusto musicale. Però è la dimostrazione di come la valorizzazione anche di un artista musicale o comunque come la news legata a un pezzo, a un brano, a un artista, passi da quante volte viene, lo dico in maniera italiana, ascoltato su Spotify, per non dire streamato perché non si può sentire ovviamente, però quanti streaming effettivamente no, la canzone ha fatto e la canzone dei Maneskin... Anna, se posso aggiungere, e soprattutto indica che Spotify è diventato la nuova unità di misura della musica, nel senso che se una volta il disco di platino, le copie vendute o essere nella top 5 del, non lo so, di Top of the Pops, per dire, poteva essere un indice del successo, no, d'ascolto, è interessante che invece Spotify diventi in qualche modo un'unità di misura, come dicevo prima, cioè il fatto che sia al nono posto della global chart di Spotify, quindi che non sia un fenomeno, come dire, più regionale, più locale, ti dice proprio esattamente che qualcosa è cambiato anche nel modo di misurare la musica stessa per certi versi. Sicuramente, no? Sicuramente. Sono contenta l'abbia detto tu, ma così almeno non ha... Sembrava troppo overstated se detto da te. Bravo, esatto, ti ringrazio. Ti ringrazio. E però che cosa significa, come dicevi giustamente tu, cioè che cosa significa essere in qualche modo un riferimento e un luogo dentro cui succedono delle cose, dentro cui quindi si ascoltano delle cose, no? E quindi come qualsiasi piattaforma che crea community, comunità, e che quindi racchiude una comunità, quello che succede è che si ascolta quello che,
che accade in questa comunità, no? E questo è molto curioso perché abbiamo rilevato, almeno la, diciamo, la, l'intelligence di Spotify ha rilevato che soprattutto a seguire il periodo della pandemia, che è stato un periodo evidentemente difficile per tutti, le persone si sono evidentemente affezionate ancora di più alle loro piante o a diciamo abitudini di gardening, di vicinanza con la natura, di cura della natura, che sono state create user generated, quindi cioè create dalle persone, circa 2,9 milioni di playlist relative alle piante e al giardinaggio. È ovvio che questo è un esempio di insight, no? Che la piattaforma, che in qualche modo le persone che utilizzano la piattaforma, no, ci restituiscono e che ci permette poi di restituire lato, diciamo, contenuto editoriale e musicale delle cose legate e vicine e interessanti per quegli ascoltatori che cercano quel tipo di musica, ok? Quindi così funziona ovviamente l'algoritmo. Lato brand e marketing e idee creative, strategia, chiamiamola come vogliamo, è ovviamente un insight che ti permette di capire come, dove, in che modo raggiungere determinati target, determinate audience interessate a questo tipo di attività e a questo tipo di momento. E adesso qua mi devi far dire qualche numero, perché ovviamente su quelli, come dire, lo devo fare. E, allora, in sostanza siamo in questo momento presenti in 178 paesi e per darvi un'idea appunto del perché Spotify è la piattaforma di streaming praticamente più popolare che c'è al mondo, vi basti vedere quel 356 milioni che sono gli utenti attivi mensilmente. Cosa significa questo? Questo è un dato globale. In Italia, andate a vedere in basso a sinistra, quel 12 milioni indica quali sono gli utenti attivi appunto nel mercato italiano. Due parole veloci: utente attivo, ovviamente qua stiamo parlando sia di utenti premium, che quindi pagano per l'abbonamento, e di utenti free, che quindi invece di pagare per l'abbonamento decidono di, come dire, di ricevere in cambio dell'advertising e quindi della pubblicità. In Italia c'è la percentuale più alta, tra le percentuali più alte, diciamo, proprio di presenza di utenti free. Quindi qua la battuta può venire quasi immediata, no? Gli italiani sono abituati a non pagare. Cioè, se possono avere un servizio per non pagare, non lo pagano. Devono scroccarti la... esatto, in realtà qua, cioè, viene facile, no, pensarlo. Scusa se ti interrompo. Sì, a proposito di numeri, sì, perché nel frattempo leggo un po' di domande, sì, qua che arrivano. Sì, sì. Banalmente ci chiedono, ma Spotify Italia come realtà che numeri ha? Nel senso, quante persone siete? Ancora una realtà piccola e media? Sta crescendo? Allora, su questa domanda rispondo dicendo che ogni mese cambia il numero delle persone, ovviamente in crescendo, quindi sicuramente, come dire, stiamo parlando di decine e decine di persone, quindi non siamo in pochi, però da quando sono arrivata io vi assicuro che, diciamo, che settimanalmente ci sono ingressi nuovi, quindi è una realtà estremamente in via di sviluppo dal punto di vista della presenza, diciamo, sul territorio. Però sì, sicuramente, come dire, gli obiettivi sono quelli di evoluzione, come lo dimostrano sostanzialmente i dati, anche i numeri, no, legati alla piattaforma, all'ascolto, eccetera, eccetera. E qui solo due cose, sugli altri numeri, diciamo, sono numeri che parlano un pochino da soli. Sicuramente l'ambiente, quando si parla di ambiente brand safe o clutter free, significa che appunto un ambiente dove non c'è, o comunque c'è un affollamento totalmente diverso rispetto all'affollamento che siamo abituati a vedere su, no, moltissime piattaforme di cui non faccio ovviamente nomi. Però questa è una caratteristica poi anche sicuramente molto importante nel momento in cui un brand ovviamente decide di investire, di essere presente, di raccontare una storia all'interno della piattaforma. Chissà perché non riesco a mandare avanti la slide, questa cosa è molto divertente. Cos'è successo? Ah no, eccolo qua. L'Italia.
Ce l'ho fatta, sì, uno spaccato sull'Italia, perché questa è un'altra cosa che ovviamente, come dire, viene spesso richiesta dai brand, ma in generale una curiosità, un qualcosa interessante da sapere se dobbiamo appunto fare dei progetti di comunicazione per i nostri target. Allora, questo è un dato interessante secondo me perché va un po' contro quello che molti si aspettano rispetto a ok, in Italia l'80% di persone è free, quindi tendenzialmente potrebbe magari essere, diciamo, di uno status piuttosto che non se lo può permettere, passatemi il termine. Non è così, nel senso che è una scelta proprio quella di utilizzarlo come free. Ovviamente la fascia d'età più presente per una questione di abitudini di fruizione della musica è la fascia più giovane, quindi abbiamo proprio il 16-34 che è la fetta ovviamente più rappresentata, per cui non esistono delle alternative di ascolto alla musica, cioè la musica non si acquista, la musica si ascolta in streaming, punto. Poi però c'è anche una fetta molto interessante, 35-54, dove comunque c'è, diciamo, molta presenza all'interno della piattaforma, più o meno univoca la presenza tra uomini e donne, e anche l'ascolto sul device, sicuramente la parte mobile è quella che ormai regna, diciamo, sovrana, per quanto ci siano comunque degli ascolti relativamente alti anche lato desktop. Vediamo che sono utenti tendenzialmente istruiti, quindi il 21% possiede una laurea magistrale, che non è poco, il 32%, questo fa un po' sorridere, abbiamo sorriso anche ieri scorrendola insieme, ha un reddito minimo di 32.000 euro, sembra fatto apposta, ma voglio dire, è così. Prendere Anna, soprattutto, sì. Come ti dicevo anche quando ci parlavamo insieme nei giorni scorsi, per la precisione del dato, no? Cioè... Sì. Espressioni come data driven dovrebbero finire sotto un autobus perché le sentiamo 12 volte al giorno, ma poi quanto dei dati che otteniamo realmente siano realmente utili e possano trasformarsi in insight, diciamo che c'è un imbuto che tende a essere piuttosto stretto. Quello che ho visto, che poi ci racconterai anche nelle prossime slide, è che davvero la precisione del dato su Spotify arriva ad essere chirurgica e decide e dirti se è la aorta sinistra o quella destra, capito? Nel senso, poi lo vedremo anche da alcune case study, però questo dato qua, che adesso è una curiosità più che altro, però ti dice addirittura quanta possibilità c'è di scavare in fondo al dato e di arrivare a dei comportamenti di consumo, di acquisto, di insomma delle abitudini del target, del pubblico di riferimento che sono veramente estremamente precise e quindi possono essere raggiunte in maniera altrettanto precisa. Però vabbè, lo vediamo insieme. Me l'hai detto preciso, no? Il principio mi hai proprio, come dire, mi hai avvicinato questa chart che ho messo, perché riusciamo a fare questa cosa dell'essere chirurgici, perché fondamentalmente ovviamente noi parliamo, ascoltiamo un audience che è loggata, ok? Quindi noi abbiamo un utente che è loggato, connesso tendenzialmente alla piattaforma sempre, perché ovviamente l'ascolto dell'audio è qualcosa che ci accompagna, no? Durante i vari momenti della nostra giornata, e quindi questa unica identità, in qualche modo, oltre ad accompagnarci nei vari momenti della giornata, di fatto ci accompagna nei vari device della nostra vita, che ormai non è solo il telefono, quanto questo sia ovviamente quello principale, è il device, il connected device di casa, quindi il Google Home, l'Alexa della situazione, è il device televisivo, quindi la possibilità di ascoltare l'applicazione dalla televisione, è il device in auto, quindi mentre viaggio, l'in-car, sicuramente il collegamento con il Bluetooth che noi registriamo è appunto il momento di spostamento e di viaggio, e il device del desktop, del computer con cui ormai tutti, come dire, lavoriamo e passiamo le nostre giornate, maggior ragione, no? In questo periodo che ci ha costretto a essere ancora di più digitali, no? Quindi questo senz'altro è uno dei motivi. E nel momento in cui io riesco ad ascoltare quello che fanno
i miei utenti, è ovvio che riesco anche a costruire, oltre che essere chirurgico, perché poi quello che vediamo adesso è, oltre a essere chirurgico, riesco anche a costruire qualcosa di incredibilmente rilevante per le persone, perché più sono chirurgico e più riesco a essere rilevante nel momento in cui quelle persone si aspettano una determinata esperienza. E questi sono altri dati molto, molto interessanti, secondo me, perché uno dei dati che mi ha colpito di più quando ho incominciato a studiare un pochino meglio la piattaforma è il quantitativo di ore di streaming di media che una persona fa dell'audio, no? Quindi stiamo parlando di circa 17 ore settimanali di streaming, dove la media poi alla fine ricade in circa 2 ore e mezza al giorno. Quindi voi immaginate un utente che, come ve l'ho raccontato prima, che per 2 ore e mezza è lì, che ha l'applicazione aperta e ascolta musica, ascolta audio. E il tempo speso sul mobile, questo è un focus sul mobile, è impressionante, proprio perché il tempo speso nel consumo dell'audio è assolutamente superiore rispetto al tempo speso nell'utilizzo dei social, nella visione dei video e del gaming, e anche, mi viene da dire, ovviamente, della televisione. E Spotify, qua non perché ci piace dire i primati, però effettivamente ha questo primato anche per questa ragione, quindi è nella, diciamo, ranking di Comscore la prima app, in sostanza, come tempo medio speso all'interno e sull'app rispetto a tutte quelle più famose che vedete seguire dopo. E ci sono anche delle evidenze proprio che dimostrano quanto le persone siano proprio alla ricerca di momenti senza schermo, no? Quindi si è parlato tanto, anche diciamo post pandemica ancora no, perché ci siamo ancora dentro un pochino, però comunque si è parlato tanto, diciamo, l'anno scorso e negli ultimi mesi, no, della cosiddetta, passo a questa chart, screen fatigue, no? Cioè, quindi la fatica di stare sempre davanti a uno schermo. Quindi stare davanti a uno schermo un po' perché devo farlo per lavoro, ma il dato secondo me interessante è che soprattutto i giovani, ed è il motivo per cui i giovani ascoltano, al di là della musica, e anche qui ne parleremo magari dopo dei podcast, ascoltano proprio l'audio come un momento di escape, di fuga dallo schermo, perché inevitabilmente le principali applicazioni che si utilizzano sono applicazioni che ti richiedono lo scroll sullo schermo e l'essere, diciamo, sempre costantemente attivo visivamente tra i video, tra le foto, tutto quello che ben conosciamo e sappiamo della rete. L'audio in questo senso viene ricercato proprio come un momento di, diciamo, di svago, di liberazione, e in quel momento le persone sono particolarmente connected con se stesse, cioè stanno facendo effettivamente qualcosa di rilevante per loro. E quindi, diciamo, fate un po' queste premessine, che qui veramente sono stata il più sintetico possibile, perché poi potete immaginare quanto si può, diciamo, approfondire le audience, i segmenti, cioè si aprono, diciamo, degli scenari, dei mondi che poi, insomma, in altre occasioni, ovviamente con i brand e con le agenzie, noi siamo disposti e disponibili, no, ad approfondire. Quello che invece vi faccio vedere oggi di un pochino divertente è che cosa accade quando ascoltiamo, no? Ci piace dire audio that listens, cioè quando ascoltiamo quello che le persone fanno mentre ascoltano la loro musica e il loro audio, no? E quindi, come vi dicevo prima, l'audio è ovunque.
non si ferma mai nella user journey delle nostre persone, quindi l'audio qua al momento colazione non c'è, però l'audio c'è a colazione, c'è sotto la doccia, l'audio c'è mentre si preparano i figli per andare a scuola, l'audio c'è mentre si va in macchina per accompagnare i figli, c'è quando tornano i figli per avere un po' di family time, c'è durante lo studio per gli studenti, mentre si cucina, mentre si gioca, il gaming è un'altra cosa durante la quale si utilizza molto l'audio, mentre si fa workout, piuttosto che mentre si decide di rilassarsi e via dicendo. E nel momento in cui noi abbiamo la visione di queste, diciamo, di questi ascolti che le persone fanno, ci sono tre principi che utilizziamo per ispirare la creatività, che sono quello ovviamente dell'adattabilità, ok? Quindi un audio, dal momento che io riesco a vedere tutto questo scenario e riesco a essere chirurgico, come dicevi tu, riesco anche a essere estremamente adattabile rispetto a chi sto erogando l'audio, eccetera, eccetera. Quindi anche qui un esempio di facile comprensione per chi fa il nostro mestiere, no? Quello che la gente è abituata a vedere nella programmatic su ambienti internet ormai a cui sono abituati, ok? E quello che in qualche modo a livello audio accade sulla piattaforma audio come Spotify. E l'altra parolina chiave è insightful, cioè quindi cosa significa, come qualsiasi dato o comunque come qualsiasi input che io ricevo da quello che fanno le persone sulla piattaforma, riesco ovviamente a essere rilevante, a ricavare un'informazione o qualcosa che mi può ispirare un'idea creativa. E poi improve the moment è l'altra parola chiave. Perché? Perché in quello che faccio ascoltare, nell'esperienza che io voglio dare all'utente sulla piattaforma, ho la possibilità di fare quel discorso che dicevamo prima, di amplificare quello che io sto facendo, cioè quindi in quel caso il brand che si colloca in quel momento deve essere in grado di poter amplificare il momento che sta vivendo, no, il nostro target consumer. Quindi sulla base di questi, come dire, di queste tre inspiration, io vi faccio vedere un paio di case. Quindi faccio, non so se magari prima di far partire i video, Antonio, c'era qualche domanda sulla parte precedente. Guarda, ma diciamo che c'è una domanda che però è una domanda che stavo tenendo un attimo lì da parte perché è abbastanza complessa, diciamo. Ah, okay. Comunque riguarderà anche aspetti sui quali arriveremo, diciamo, in un secondo momento. Okay. In generale ti si chiede se come piattaforma Spotify, anche come medium, no, per tra brand, agenzie creative e utenti che diventano co-creatori, la domanda era capire se poi è qualcosa che è abbastanza già recepita, un po' metà digerita anche dai brand qui in Italia, dai vari interlocutori, o se ancora è necessaria una operazione di, come dire, divulgazione culturale. Diciamo che, no, guarda, su questa domanda in realtà è più complessa, sembra complessa, ma è molto, secondo me, semplice. Divulgazione. È quello che sto, diciamo, non solo io nella mia figura di creative strategist in Spotify sto facendo, ma è quello che tutto il team di Spotify Advertising nelle sue competenze, nei suoi ruoli sta facendo. Ci sono dei brand che sono più pronti, altri brand che devono essere guidati, però sicuramente le potenzialità sono potenzialità che devono ancora essere pienamente raccontate, quello sì. È anche quello che stiamo facendo in questo momento. Quindi, sì, concordo. Quindi direi che possiamo far partire il primo video. E sì, faccio giusto una premessina, così almeno lo inquadro. Stiamo parlando di un progetto fatto in Messico. Sono progetti, ovviamente l'avete tutti vissuto sulla vostra pelle in maniera diversa. L'ultimo anno e mezzo è stato un anno e mezzo in cui difficilmente sono stati creati, diciamo, progetti particolarmente complessi e quindi sono, diciamo, progetti pre-pandemic, ok? Cioè quindi
stiamo parlando di cose fatte l'altro ieri, però comunque sono dei case assolutamente, come dire, che colgono il punto. In questo caso stiamo parlando di una light beer, quindi è una light beer che si posiziona come, che ha voluto prendere e parlare a quel target sulla piattaforma, healthy, cioè un target attento alla salute, un target sportivo, quindi un target di runner, e il concetto su cui il concept di quest'idea è quello di riuscire a innanzitutto creare una community tra queste persone che compongono appunto questo target, erogare degli ads assolutamente, come dire, chirurgici, utilizzando la tua parola, Antonio, per ogni tipo di target, e creare una digital experience che in qualche modo raccolga tutti gli insight, no? E tutti gli ascolti che vengono fatti da questa community di runner, che però gli piace bere la birretta dopo aver finito la corsa. Quindi certo, faccio vedere. Esatto. Adesso ci verrà sete per l'aperitivo, scommetto. Michelob Ultra, the superior light beer, is partnering with Spotify to create the Michelob Marathon, the world's first running playlist that not only gives you personalized beats to fuel your individual run, but also rewards you with your favorite beer. Run, listen, enjoy. Leveraging Spotify's global data, we identified that 70% of beer drinking listeners stream specific beats to motivate their run, then reconnect for a more chilled out playlist post-run. 15 million individual runners in 10 launch markets will be served real-time personalized messages, inviting them to join the Michelob Marathon. So, a runner about to run in Mexico City's scorching heat would be served this spot. Sure, it's hot, but if you're going to be sweating, you might as well be running. But a runner in rainy London would hear this spot. Sometimes a run in the rain is the me time you need. An algorithm analyzes the runner's listening preferences and real-time running data, including their location, and creates a personalized playlist for each run. They'll also hear a personalized motivational reminder. Every step gets you closer to rewards from Michelob Ultra. And when chilling to Spotify tunes in the evening, we've made sure they know they've earned their reward and how to get it. Log your run with the Michelob Marathon for the chance to win more rewards. All they have to do is upload their run to the microsite for their chance to redeem a crisp, clean Michelob Ultra. The Michelob Marathon is currently piloting in Mexico and the UK before being rolled out to a total of 10 launch markets and 15 million beer-drinking runners, letting them know they can have it all. Allora, la cosa che mi porto a casa da questa case study, Anna, di cui ovviamente ti ringraziamo, è che in realtà ci sono tanti momenti all'interno del momento. Quindi andare a correre è un momento che in realtà può essere scomposto in tutta una serie di sotto-micro momenti estremamente specifici sui quali si possono avere dei singoli insight. Quindi un conto è la fase iniziale della corsa, un conto è probabilmente il durante, il picco e il post corsa, dove c'è anche, rispetto al nostro, diciamo così, atteggiamento musicale, c'è un tipo di ricerca che è differente, no? Come ci hanno raccontato i dati di questa case study. In più, diciamo che quello di far entrare una birra, per quanto light, in un territorio come quello dello sport, dei runner, non è un'impresa semplice, è affascinante, ma diciamo non semplice proprio per quello, no? Non sono due mondi che sono tipicamente connessi tra di loro. Quindi riuscire a farlo attraverso un link, una connessione che sia però così tanto precisa, no? Sul momento specifico che stanno vivendo, sicuramente aiuta forse ad abbassare qualche anticorpo, no? Ad abbassare qualche barriera fra un brand che deve ancora costruire la propria credibilità per questa specifica audience e diciamo il momento in cui lo sta vivendo. Quindi è vero, probabilmente l'ad arriva anche ad interrompere, no? In certi casi, ma perlomeno lo fa con un contenuto che sembra pensato apposta, sì.
come dire, per quello specifico momento. Sì, sì, diciamo che è, come dire, rilevante ovviamente rispetto al momento che stanno vivendo, al di là di quello che è più scontato, no? Perché se uno dovesse pensare al momento più scontato per una birra, al, come dire, light, inevitabilmente, no? Si va nello stereotipo, no? Del momento in cui la si consuma con gli amici, la si consuma ai momenti di relax, cioè quindi innanzitutto il collegamento, come dicevi tu, con il runner e il seguire il runner in tutta la sua giornata, che quindi sia il pre-corsa, che sia il relaxing chill moment post-corsa, quindi il racconto e seguirlo nel racconto dal punto di vista audio, ovviamente, perché in questo caso stiamo parlando dell'audio, e poi non solo, perché ovviamente i formati all'interno della piattaforma, dopo li scorriamo molto velocemente, prevedono anche la possibilità di erogare dei video, ovviamente, no? Quindi poi il racconto che io posso fare è un racconto ovviamente anche multiformato, al di là dell'audio, che è ovviamente principe. Anna, a questo proposito mi aggancio per farti una domanda che ci arriva da Camilla, che è diciamo che le opportunità per i brand sono più per l'audience freemium o anche per gli utenti, diciamo, premium, si può pensare di raggiungerli? Perché adesso parlavi di formati anche, no? Sì. Allora, diciamo che l'erogazione ovviamente dell'ADV, quindi tutto quello che accade in piattaforma in formato ADV e che spinge gli utenti a fare un'azione, che può essere quella di andare su un mini sito, di andare sulla URL o di scoprire un contenuto nella piattaforma, è un erogato lato media solo agli utenti ovviamente free, perché nel momento in cui si decide di avere un abbonamento e di pagare un abbonamento mensile, io non vengo disturbato, scusate, uso questo termine perché io da ascoltatrice musicale lo devo dire, io ce l'ho l'utenza premium, poi uso l'utenza free perché mi serve, perché devo capire come funziona lo strumento, e ovviamente io la mia utenza free sono, diciamo, orgogliosamente Nina 2002, di manco maggiorenne, ma perché ho bisogno ovviamente, no, di avere quel tipo di insight. Ovviamente quando io ascolto la musica per il tipo di ascolto che le faccio io, non c'è questo tipo di intervento. Si possono fare delle attività ovviamente sui premium che sono più customer relationship, no? Cioè quindi quelle più classiche legate sulla tipologia di ascolti che io faccio all'interno della piattaforma. Quindi ecco, insomma, dovrei aver risposto. E vi farei vedere la prossima case, che è una case che parte da questo insight invece proprio di ascolto dell'audience, e quindi quello che era emerso e che è emerso è che il 71% dei proprietari di bestie domestiche meravigliose ascoltano anche musica ideale per i loro cani, cioè quindi ci sono delle playlist che sono delle playlist, come dire, dog friendly, cat friendly, eccetera eccetera, e chi più ne ha più ne metta, perché poi insomma ognuno e le playlist per le piante, quindi anche bravissima, ci sono anche quelle per i cani, e in questo caso Frontline ha fatto un'attività, insomma, anche questa molto rotonda, nel senso che, come vedete, come quella precedente, no, c'è un po' di tutto, no, dall'experience, dagli ads al playlist particolari. Vi faccio vedere il video. Anxiety is a fact of life, even for your dog. Boredom, stress, being left alone. The pet lovers at Frontline know that pests aren't a dog's only problem. So we thought, if humans listen to music and podcasts to de-stress, maybe dogs would too. And we're pretty sure our furry friends love a good playlist just as much as we do. So we introduced If Dogs Could Talk, Frontline's first direct-to-dog ad campaign. First, a takeover of a Spotify original podcast made just for dogs. Everything in this podcast is dog-friendly, even the ad breaks. Now, we know what you're thinking. What does an ad break for dogs actually sound like? Well, something like this. Then, a stress-busting playlist annotated with spoken messages, yet just for dogs.
Just gently bring your tail back slowly into downward dog. Become one with the floor. Finally, a way to get the humans to our podcast and playlist for dogs. For that part, we did something we'd never done before. We created Spotify ads that began with a tone only dogs could hear. Take a listen. If you thought the first 15 seconds of this ad were silent, you're almost definitely not a dog. If Dogs Could Talk was a hit with listeners across species. On average, each listener spent nearly an hour streaming the playlist. The campaign won the hearts and loyalty of pet owners across the UK. And no matter how rough their day is, Spotify and Frontline have a calming experience for man's... sorry, everyone's best friend. Molto interessante, Anna, perché d'altro canto anche insomma negli ultimi mesi, negli ultimi anni forse in particolare, gli animali sono a pieno titolo, sono parte della famiglia, sono diventate parte della famiglia, non a caso è un, diciamo, anche un business che sta crescendo moltissimo, no? Quindi sono spesso al pari di un'esperienza genitoriale per chi non ha figli, o sono il figlio in più per chi ne ha già. Quindi, insomma, c'è un'attenzione incredibile, no? Legata a tutto quello che è il loro mondo, ed è buffo immaginare che nascerà un'industria dell'intrattenimento anche per cani, per gatti. C'è stato questo esperimento, mi pare, forse in una TV svedese, dove hanno trasmesso per un'intera giornata su un canale immagini solo rilassanti per animali, per aiutarli anche a superare lo stress della pandemia. Ora, mi viene da sorridere, però in realtà le occasioni anche per i brand, no? Sia direttamente correlati, ma anche quelli legati in una chiave più, se vogliamo, anche più laterale, possono essere tantissime, no? Quindi è estremamente interessante. Poi, naturalmente, dipende anche molto dall'esecuzione, no? Quel radio, sì, è un file, come dire, un contenuto che solo i cani possono ascoltare, ma che è divertente anche per i loro padroni. Quindi ci sono varie chiavi di lettura. Assolutamente, assolutamente. Giustissimo. Allora, vediamo un po'. Ok, quindi in sostanza, in pratica, io già nelle due case che vi ho fatto vedere, in qualche modo, come vi dicevo, c'era un po' presente tutto, no? Quindi erano ovviamente progetti che noi chiamiamo custom, cioè custom solution, che racchiudono, no, i vari elementi, le varie cose che si possono utilizzare nella piattaforma. L'elemento padrone, diciamo, sono le playlist, no? Quindi è ovvio che la playlist, essendo poi quella che effettivamente caratterizza non solo la piattaforma, ma soprattutto caratterizza la modalità con cui le persone, usufruendo della piattaforma, scoprono la musica, cercano la musica, organizzano la musica e decidono soprattutto che musica ascoltare, no? Quindi ognuno, tutte le persone che hanno Spotify sanno benissimo che al di là delle playlist che io mi creo, che sono comunque il valore chiave, le user generated, no? Le playlist che ognuno si fa sono ovviamente diciamo la fonte da cui l'intelligence di Spotify capisce quali sono le playlist sponsored by Spotify, cioè sponsor, le playlist prodotte da Spotify, fondamentalmente curate da Spotify, più ideali rispetto a quelli che sono i tuoi ascolti, no? Quindi è ovvio che ognuno, quando va a ascoltarsi la musica, il Discover Weekly che viene proposto è un qualcosa che è inerente agli ascolti che normalmente, abitualmente si fanno, e poi di fatto questi tre blocchi che sono quelli legati al momento, quindi molto identificativi. È ovvio che una playlist Caffè del Buongiorno, tendenzialmente una playlist ascoltata la mattina, se una persona per tre mesi ascolta solo Amore Davvero, You and Me, e poi ascolta Il Di Triste, uno fa 2+2, no? Cioè, insomma, quindi diciamo che non gli è andata proprio bene. E poi appunto c'è il mindset, è ovvio che adesso, no, estate, chiama estate, e tutto quello che è legato, no, a un mindset che si
stavi... Ah, scusate, aspetta, prima di far partire questa case, io qua l'ultimo video che vi faccio vedere di case è un video, diciamo, di KFC che... c'è, come dire, l'ha avuta vinta facile, mi viene da dire, perché era abbastanza come dire, come tutte le idee geniali, nella sua semplicità ha colto un insight che è stato quello di raccogliere le canzoni nella sua branded playlist che contenevano la parola che io sì all'interno. Ovviamente gli è andata bene perché ne avevano alcune di fighissime e hanno fatto un'attività ovviamente legata alla playlist, alla branded playlist basata su questo concetto. Quindi ve lo faccio vedere perché sicuramente è stata una delle case che ha segnato l'utilizzo della branded playlist in maniera creativa e innovativa. For decades, superstars from around the world have been quoting KFC in their songs. Pull up on the block in this rock top chicken box, Mr. KFC. Before anybody wanted K-West beats, me and my girls with the buffet at KFC. So we decided that it was our turn to honor the artists who have paid tribute to KFC for over 30 years. Kanye West, the Beastie Boys, Kendrick Lamar, Rick Ross, Run DMC, in French, in Russian, even in Portuguese. So we partnered with Spotify to create Bucket Bangers, the first tribute playlist that brings together the 46 best songs mentioning KFC. Big Branch by MIA, Left and Right by D'Angelo, Redman, and Method Man, and of course, the KFC song. Bucket Bangers ranked in the best rap playlists upon its launch. We used the 46 punchlines to launch a large outdoor campaign in the street, on banners, and on digital displays at the largest streetwear store in Paris. Then, Kanye West's lyrics took it to a whole new level. When Kim Kardashian posted an unexpected video of her and her husband ordering a bucket at a Paris KFC. To thank them, we created tribute buckets with Kanye's KFC lyrics, only available in the restaurant they visited. To thank us, Kim amazed us by tweeting, chicken, 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 fire, fire, fire. To thank her, we put up a commemorative plaque on the exact kiosk they used. To thank us, she retweeted the image. This exchange of thanks was followed by the whole world generating billions of impressions. Kim and Kanye's visit to some to get some chicken at KFC in Paris. Well, now KFC is showing the couple a bucket full of love. They created a custom bucket with the lyrics from Kanye's song. A tribute campaign that calls out the long romance between pop culture and KFC. Bellissimo il colonnello Sander che fa. Mike Drop. No, diciamo che su questa case c'è poco da aggiungere, nel senso io, no, cioè, è stata poco facile. Esatto. Tranne il fatto che poi è bellissimo vedere come il rapporto fra alcuni brand e la pop culture sia un loop in cui l'uno alimenta l'altro all'infinito, perché nel senso sì, KFC si è sempre nutrita, no, della pop culture, ma è anche interessante vedere come risponde a quello che la pop culture a modo suo reimmette nel suo sistema di brand, no? E l'altro aspetto che trovo molto interessante è comunque la contaminazione di anche con tutti gli altri media, no, che contribuiscono poi a creare il fenomeno pop, il fenomeno di costume. Quindi è una cosa che nasce in un determinato medium, ma che poi arriva in outdoor, che poi ritorna su altri medium non convenzionali, poi ritorna all'interno delle piattaforme digitali. Quindi c'è anche una frammentazione, no? Una discontinuità, che però quando poi la vedi tutta insieme, raccontata così, capisci che c'è un lavoro di brand integrato che è fatto bene, che è interessante. Assolutamente, assolutamente. E invece sull'audio, giusto due parole velocissime, anche perché le ho già raccontate prima, no? Cioè noi in Spotify piace molto parlare di
no, interruption, ma disruption, no? Quindi ovviamente si riesce a fare disruption all'interno di uno storytelling in cui si è credibile in un momento, quindi questi sono due casi, uno di Dark Chocolate in cui abbiamo una voce che ricorda quanto è importante prendersi dei me moments, ok, dei momenti di riconnessione con noi stessi, ma che vengono erogati nel momento in cui una persona si sta rilassando, sta facendo meditation, si sta ascoltando una playlist, come dire, dove c'è quel tipo di, c'è quel tipo di mood, e ovviamente abbiamo un audio che I'm Danae Mercer, a self-love activist, and I invite you to find stillness courtesy of Dove Chocolate. Inhale for 1, 2, 3 and exhale for 1, 2, 3. Well, my mind definitely wandered, and that's okay. Meditation is about balance, which means allowing yourself a treat. Dove Chocolate, choose pleasure. Quindi semplicissimo, cioè, voglio dire, non è che si è inventato l'acqua calda, però puntualissimo, cioè, quindi nella semplicità assolutamente. Invece su Bismod, che cosa vi faccio sentire? L'annotation. L'annotation è un formato audio molto breve che si può interporre all'interno dell'ascolto di una playlist, e anche qui con l'obiettivo di creare uno storytelling coerente. Quindi in questo caso abbiamo una playlist, ovviamente, che a differenza della prima ha un target un pochino diverso, quindi ci immaginiamo qualcuno che si sta allenando e mentre ti alleni senti questo. Just one more, keep going. Ok, semplicissimo, just one more, keep going, no? Cioè, quindi poi il racconto continua e alla fine ovviamente c'è la scoperta di chi ti ha accompagnato all'interno di questo racconto. E sul video, semplicissimo, siamo su una piattaforma dove non hai la possibilità di skippare il video, e quindi così come ascolti l'audio in cambio della musica, guardi il video e lo guardi sound on con il 100% ovviamente di share of voice su quel momento. E quindi questa è un'altra cosa che è molto interessante nel momento in cui si decide di fare una strategia sul video. Allora, il podcast, anche qui bisognerebbe aprire un episodio a parte. Quello che è interessante sapere è che dal 2019 c'è stato un 240% in più di podcast show sulla piattaforma, e quindi un dato pazzesco. Più più di 25% di persone ascoltano i podcast, stiamo parlando di circa 90 milioni di persone nel mondo, e il caso italiano è forse stato il primo caso italiano di original Spotify podcast prodotto da Spotify in Italia, ed è stato il più ascoltato per un mese e sicuramente, come dire, in qualche modo decretato la versione digitale di Sanremo nel 2021, no? Quindi questo è stato sicuramente una case molto interessante, anche perché la playlist di Sanremo durante la settimana di Sanremo è stata la playlist più ascoltata nel mondo per una settimana, scusate, la terza playlist più ascoltata nel mondo per una settimana, che, come dire, non è, significa che ci piace la musica, insomma, noi italiani. Che il Sanremo è il nostro Super Bowl. Che il Sanremo è il nostro Super Bowl, ma soprattutto considerando il target di Spotify, cioè viene in automatico, cioè i giovani guardano, cioè hanno ascoltato le canzoni di Sanremo, cioè, quindi questa è un'altra cosa. Infatti hanno vinto i Maneskin, e un'altra cosa, diciamo, rilevante. Questa ve la faccio vedere perché è molto carina. Crest negli Stati Uniti ha fatto un podcast in collaborazione con Gimlet, dove banalmente, anche qui idea semplicissima, racconta delle storie, il tempo del lavaggio dei denti, ok, in modo che i bambini non solo siano intrattenuti mentre si lavano i denti, ma che in qualche modo ricevano anche un reward di racconto della storia. How many teeth do sharks have? How big is a whale? What do plants eat? Kids can be easily distracted, so for parents, getting them to brush their teeth can feel more like pulling teeth. Only 47% succeeding in the mornings and 69% at night. But ignoring brushing has consequences. Tooth decay has become the most common chronic disease among young children. So Crest Kids dreamt up a way for parents to make tooth time a journey of imagination with a simple voice command. Alexa, start Chompers.
Chompers is a twice-daily audio show that combines healthy brushing tips and curiosity-inspiring content that keeps kids engaged while they build better brushing habits. Each episode runs for at least 2 minutes, the exact time dentists recommend for healthy brushing. Switch to the other side of the bottom of your mouth and keep brushing. So, which of these animals has the most teeth? A snail? A shark? Or a saber-toothed tiger? We'll tell you tonight when you come back for more Chompers. To make it easy for parents, Crest Kids integrated Chompers with Amazon's Alexa, empowering moms and dads to instantly unlock a world of original songs, jokes, stories, riddles, and facts, keeping kids entertained and on task so they brush better daily, morning and night. Tonight, we're going to give you the answer to that question we gave you this morning. Which animal has the most teeth? The answer is a snail has the most teeth. New content every morning and night drove a behavioral shift for Chompers listeners, boosting morning brushing to 73% and nighttime brushing to 89%. And a whopping 91% of parents credited Chompers with making brushing easier. It's unanimous. Chompers is a game changer. It's amazing what kids can accomplish in just 2 minutes, twice a day. Three, two, one, spit! Questa piacerà un sacco le mamme e papà con noi. E infatti andate, perché Chompers c'è un podcast, quindi lo trovate su Spotify ed è assolutamente molto, molto divertente. Una cosa interessante, Anna, è... Sì. Come ce lo dicevamo anche in questi giorni, noi genitori tendiamo a fare un po' la battaglia per separare i device tecnologici dal rapporto genitori-figli. In realtà forse potremmo iniziare a ragionare anche su come rendere questo rapporto a tre, a questo punto, in una un po' più di qualità, o come renderlo, diciamo, un pochino anche più interattivo, un po' più interessante sia per noi che per loro. So che adesso è un tema troppo complesso e ci stiamo avvicinando troppo alla fine. Però mi hai lanciato un insight che è una cosa che dirò anche alla fine, che magari anticipo adesso. Ci sono dei documenti di approfondimento che noi come Spotify condividiamo con i nostri partner proprio con questi insight. Questo che tu hai citato, di recente l'ho proprio, diciamo, letto in uno dei documenti che stanno uscendo, per cui il momento di connection che si crea tra genitori e figli nell'ascolto dell'audio è molto rilevante, cioè nel senso è considerato un momento, diciamo, proprio di bonding, cioè di accrescimento in qualche modo della relazione, piuttosto che di scoperta, no? Perché c'è una scoperta che si fa insieme, e l'audio viene utilizzato anche in questi momenti proprio per fare cose insieme. Immagino io con mia figlia che preparo la torta mentre metto la playlist di Spotify, cioè sono cose che accadono nella realtà, e quindi quelli sicuramente sono dei momenti interessanti da presidiare. Allora, potremmo fare un talk, esatto. Ma andiamo dritti sugli ultimi contenuti, perché esatto, perché siamo l'esperimento insieme che abbiamo fatto su assolutamente Spotify. Esatto, infatti dobbiamo, infatti questo voglio dire solo una cosa sul branded profile. C'è una guida bellissima, perché è una delle domande che mi fanno un sacco di persone: ma io voglio aprire un branded profile, come funziona? Ok, funziona pressoché come tutte le piattaforme. Quando si apre un profilo company ci sono degli step che devono essere rispettati, guida, principio chiave, non bisogna, come dire, agevolare un artista piuttosto che un altro, e quindi ci sono una delle semplici regole che non si può caricare nella playlist tre canzoni dello stesso artista, vi faccio proprio un esempio. Quindi c'è una guida che ci sarà la mia mail alla fine della presentazione, chi ha bisogno di avere suggerimenti su questo ovviamente mi può contattare.
funziona il branded profile come un qualsiasi profile di community. Quindi significa che io carico dei contenuti, creo delle playlist, metto dei podcast e mi creo la mia identità musicale, fondamentalmente audio, sulla piattaforma. E anche come un motore di ricerca vengo più o meno trovato a seconda di quanto i miei contenuti siano più o meno seguiti. E si può così anche condividere quello che si fa sulla piattaforma, quindi se si fa una playlist si può decidere di condividerla dai propri social, invitare le persone ad ascoltarla, e eccetera, eccetera. Così come dall'esterno, anche qui è una cosa che molti chiedono, come faccio a come dire, creare un collegamento con una mia playlist, un qualche cosa, e mandare le persone in piattaforma. Esistono dei codes, anche qui c'è un sito dove è tutto meravigliosamente spiegato, dove si possono mettere, come si possono mettere le regole, tutto, come dire, quello che le agenzie sanno quando devono avere a che fare, no, con degli strumenti che utilizzano loghi di altre società. E le custom solution di fatto sono quelle che vi ho fatto vedere. Sulla custom solution, un esperimentino che abbiamo fatto insieme ad Antonio e Mille è proprio quella di utilizzare la intelligence delle API di Spotify per leggere un po' le abitudini di ascolto di Mille, no? Cioè, quindi abbiamo un po' scoperto delle cosine, quindi adesso mi divertirò a... Quello che di base abbiamo provato a fare insieme ad Anna è chiederci se i Mille avesse una playlist, come sarebbe la playlist di Mille. Semplicemente l'abbiamo ottenuta unendo tutte le playlist degli Millers in giro per il mondo, inclusi i ragazzi di Santiago, Madrid, Roma, Milano, e diciamo che ne abbiamo ricavato prima di tutto alcuni vincitori, diciamo così, alcuni profili che adesso Anna ci racconterà sicuramente meglio di me, e questo è anche un modo che ci dice ancora una volta quanto poi, al di là di questo esperimento che ovviamente è soprattutto una cosa divertente, ma ci racconta ancora una volta quanto riusciamo ad essere precisi, no? quanto riusciamo ad arrivare ad essere puntuali poi sul dato, no? Yes, assolutamente. E quindi Resonate è il, come dire, il come si chiama questo tool all'interno di Spotify, e incomincia con i premi. Antonio, qua non lo so, poi io non conosco conosco una persona, la conosco, devo dire, tra i premiati. Chissà chi è. Allora, Lipster, chi è Lipster di Mille? Allora, sicuramente, allora, cosa significa? La persona che come media ascolta brani che non sono mainstream, ok? Perché Lipster non è mainstream, quindi aiuto Cristina Rimoldi. Ah, colpo di scena. A quanto pare Cristina ha dei gusti molto molto ricercati nella sua playlist. Abbiamo, esatto, prima vincitrice di Mille. Prima vincitrice, morale, perché ci tengo a sottolineare che Spotify non vi regala abbonamenti premium qualora Cristina avesse un abbonamento free. Magari in next step, insomma, stiamo valutando questi reward. Influencer, quindi praticamente qua devo dire che è seria, cioè, perché qua ci si deve ancora lavorare sui follower, quindi la persona con il maggior numero di follower. Niente po' di meno che Simone Tornabene, ragazzi. 523 follower. Su siamo Spotify, già quasi sul micro influenza. Quindi qua, ragazzi. Diciamo che sei un po', non ti conosco Simone, scusa, però dico, sei un po' come una volta, quando, non so, 10 anni fa, un po' meno, su Facebook c'erano quelle persone che avevano tanti follower e poi sono diventati influencer sul, esatto, serio. Ma infatti adesso ne parliamo subito con Simone per capire come monetizzare questa cosa, esatto. Assolutamente, l'ho fatto subito, alla fine di questa riunione. E poi abbiamo il raggio di sole, cioè la persona con la media più alta di canzoni happy, quindi è felice questa persona, come dire, e se non lo sapeva glielo siamo. Ma adesso la domanda infatti è, Anna, ma lei è ascolta musica felice perché è felice, oppure essendo triste ascolta musica felice? Ce lo dovrebbe dire lui, ce lo dovrebbe dire lui, perché... Abbiamo Marco. Lo possiamo chiedere direttamente a Marco, magari. Esatto. Se ci dice che ascolta musica. Allora, Cristina prima si è fatta delle grosse risate, così Marco, e dice che Cristina è già premium, quindi ti ringrazio per l'offerta. Okay.
il profilo quindi a posto così, e invece Marco dice che è molto felice di essere il king del raggio di sole, perché guarda che è molto bello, eh? Io che felice. Allegra. E qua ti prendi la responsabilità di essere il party animal. Bene, sì, ragazzi, voi vi vedete così col capello fatto, ma io, ragazzi, quando io faccio come Batman, quando mi trasformo dopo il calare del sole, divento una bestia di locale core. No, questo si deve in realtà a tutta quella musica elettronica di Cosmo che ha appena fatto l'album, che io sto a sentire a manetta. Sì, certo. Però, sì, certo. Party Animal mi verrebbe anche da dire, asterisco note legali, magari. Ok, quindi non c'entra YMCA, quelle cose lì, no, cioè quindi Cosmo. Non tanto. Ok. Me ne assumo una media responsabilità. Va bene. E abbiamo Levy User, cioè la persona che ha il maggior numero di playlist, quindi music editor, quindi potresti ispirare, come dire, Andrea Lofranco, 97. Le playlist. Madrid, quindi. Devo dire che siamo quasi come me, anche io ho un quantitativo molto alto di playlist e ci capiamo. Abbiamo un explicit, io qua spero di non fare figuracce, però la persona con il maggior numero di canzoni con testi explicit nella sua top 50, quindi abbiamo tanto hip hop, suppongo. Marco Gabbiani, ok, 76% di contenuti explicit. Esatto, adesso bisognerebbe capire, magari ascolta un po' di hip hop, rap pesante. Esatto, infatti. Però vabbè, ma infatti giustamente qua nel frattempo mi fanno notare che il party animal mio in realtà è per far ballare mia figlia, dicono. Anche, potrebbe, non lo so però l'algoritmo, se dipende da che cosa. Allora, quello forse in particolare no, perché ascolto abbastanza elettronica così, mentre invece mi dice che c'è lo zampino di una premium family nel risultato di Maimo invece di Marco. Okay. Che però, voglio dire, anche quello, esatto. E a luci spente, qua significa semplicemente che utilizza la musica per rilassarsi, per dormire, o l'ascolta la sera molto tardi, o comunque, insomma, vediamo chi è. Lisa. Lisa, piace, non so se lo può confermare. È playlist, ma con una funzione molto precisa, quindi... Esatto. E abbiamo l'ultimo che diciamo che è quello che a noi ci fa più cuore, che, e quindi meriterebbe un premio in realtà, vedremo poi se potremo darlo, che è la persona che ha il maggior numero di playlist create da Spotify, quindi che ascolta le playlist di Spotify, ed è sempre Andrea. Sempre Andrea, vabbè, del resto Andrea. Esatto. Se l'è meritato. Quindi preparate il pacco che andrà spedito a Emile Madrid, perché Andrea si trova lì e quindi sarà contento. Esatto. Allora, Anna, io ti ringrazio veramente tantissimo di questo tempo che ci hai dedicato, che abbiamo passato insieme, che è stato super, super interessante. Siamo andati un pelino lungo, vedo che ci sono delle domandine. Approfitto magari per non lasciare le domande non proprio in evase, diciamo, e mi chiedono se esiste un tool Spotify per impostare queste azioni ADD customizzate. Sicuramente, anche qui la risposta è duplice, esiste un tool che è Ad Studio, che è come funziona su diverse altre piattaforme, che ti permette di pianificare in self, selezionando, no, tutti i criteri di segmentazione, eccetera, eccetera, ed è un tool che vi lascio poi riferimenti, trovate le istruzioni, diciamo, online per l'utilizzo. Poi, se invece le campagne vengono pianificate direttamente da Spotify, ovviamente esistono tool di, come dire, di audience, individuazione di audience, che combinano i first party data di Spotify, second party data del cliente, i third party data di eventuali altri provider. Quindi assolutamente sì. Anna, io mi pare di non aver lasciato nessuno indietro, come si suol dire. Io ti ringrazio veramente tanto di tutto quello che ci hai raccontato, ci hai fatto vedere. Veramente
quando si dice ideas for breakfast, diciamo che di ideas qua ce n'erano un bel po'. Ovviamente Anna è a disposizione se le volete scrivere e tutto quanto. Se vi fa piacere rivedere questa chiacchierata insieme o anche solo riascoltare, potete trovare sia tutto quanto sul nostro podcast di Emil oppure sul nostro YouTube, oppure potete fare una cosa ancora più interessante che è iscrivervi alla newsletter di Emil, che è Finding Beauty, che se riesco vi do anche... Io magari se vuoi Antonio posso mettere la mia emailina qua, se qualcuno se la vuole... Così, se vi fa piacere, tra l'altro arriva di sabato mattina, quindi trovate proprio tutti questi contenuti appena sfornati e soprattutto restate aggiornati, se vi fa piacere, anche sugli incontri successivi che continueremo a fare, quando possibile, con il nostro formattino delle idee a colazione. Anna, grazie a voi. Veramente tanto, grazie a tutte le persone che hanno partecipato e alla prossima. Grazie Antonio, buon weekend. Buona diretta. Assolutamente. Ciao. Ciao.